Mi chiamo Danilo Borraccia, ho 42 anni, sono di Pisticci e sono un fotografo naturalista. Ho ereditato questa passione da un cugino più grande di me e io quando vedevo mio cugino uscire con le macchine fotografiche mi emozionavo ogni volta. Questo territorio è stato per me una palestra fondamentale, in quanto racchiude delle specie rare e preziose per la biodiversità, per tutto l'ecosistema. Qui possiamo trovare diversi mammiferi, tra cui il gatto selvatico, la lontra, la volpe, da qualche anno anche il lupo, il tasso, l'istrice e tanti altri. Ma la vera passione per me è il birdwatching, l'osservazione degli uccelli. E questo è un territorio che racchiude una vasta famiglia di passeriformi, anche molto rari, molto importanti, che potrebbero essere un'attrazione molto importante per tutti i birdwatcher del mondo, non solo della zona. Qui possiamo trovare specie abbastanza rare, tipo lo zigolo, fiore all'occhiello di tutti i birdwatcher del mondo, la monachella, che è un uccello, oltre ad essere bello, è indicatore del benessere, dello stato di salute del territorio. La zona in cui mi sono soffermato per quanto riguarda la mia ricerca naturalistica è la zona del Cavone, che va da sotto Pisticci fino alla foce. La mia giornata tipo si articola così: mi alzo la mattina presto, prendo la mia attrezzatura e vado direttamente sul campo. La ricerca non è molto semplice, perché è fatta di appostamenti, di continue ricerche sul territorio, di ore e ore, a volte anche di giorni interi, per portare a casa anche un solo scatto, una foto decente. Negli ultimi anni c'è stato un incremento di una specie che è il fiore all'occhiello del nostro meridione, che è il falco grillaio. Nel 2005 censimmo una sola coppia di questo esemplare. Ad oggi invece c'è stato un incremento notevole e possiamo parlare di circa 400 esemplari. Qualche giorno fa, a proposito di questo, abbiamo fatto un censimento di questo esemplare per stimarne il numero e l'incremento, il decremento proiettato nel futuro. Un altro fattore importante per quanto riguarda il nostro territorio è la presenza di specie anche molto rare. Mi riferisco ai grandi rapaci. È presente nella zona due tipi di aquile che sono riuscito a individuare e a fotografare, che sono il biancone, che è un'aquila, è definita l'aquila dei serpenti, che è una specie molto rara che ho fotografato diverse volte. Un altro è l'aquila minore, avvistata in questa zona, proprio qui sul castello in cui stiamo facendo l'intervista, qualche anno fa. Poi ci sono altre specie, tipo la ghiandaia marina, che vive in colonie nelle zone con parecchi ruderi. Si può avvistare nella zona di Cracovecchio il passero solitario e altre specie abbastanza importanti. Volevo appunto testimoniare il fatto che il nostro territorio impatta fortemente su questa situazione positiva, cioè la presenza di un valore naturalistico inestimabile.